Focus sulla revisione dei conti nel forum organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli in collaborazione con l'Università degli Studi Partenope e l'Associazione Nazionale Revisori Enti Locali della Campania. Al centro del dibattito il ruolo del revisore degli enti locali, un argomento di grande attualità in un momento di crisi economica e di spending review. Da tempo stiamo portando avanti questi corsi di aggiornamento e di specializzazione proprio perché le responsabilità sono sempre tante e il ruolo è sempre centrale. Siamo dei tecnici qualificati e siamo sicuramente a disposizione degli amministratori che spesso devono fare i conti con bilanci, materie contabili che sono materie per loro complesse e sicuramente il commercialista riesce a dare il solito valido contributo. La revisione è un requisito indispensabile negli enti locali proprio in virtù della spending review che bisogna stare attenti a come si spende. Le risorse negli enti ci stanno, bisogna soltanto sapere allocare le spese, perché una giusta allocazione delle spese permette a tutti gli enti di poter funzionare e rispondere agli obiettivi di efficacia e di efficienza che ci chiede la collettività. Molte volte si ha bisogno di un affiancamento affinché certe operazioni siano nel loro alveo naturale di conduzione, insomma, sotto questo profilo il ruolo che hanno gli enti locali, che quanto attività produttiva è enorme, c'è una gamma di attività elevata e quindi si crede che si ha la convinzione che il asseverare, insomma, controllare queste attività sia importantissimo proprio per la credibilità della pubblica amministrazione e del paese intero. La professione è cambiata molto negli ultimi anni, ma ci sono ancora alcuni punti da affrontare, a partire dai compensi, non giudicati adeguati se confrontati con le responsabilità, al ruolo dei più giovani. Il sorteggio degli enti locali e dei revisori venga esteso anche alle partecipate degli enti locali, perché anche così coloro che svolgono questo lavoro si sentono più autonomi dalla politica e possono svolgere meglio il lavoro. Svolgendo meglio il loro lavoro, certamente l'ente ne risente e risentendo meglio l'ente risente anche i cittadini. Tutti quanti gli enti sono in una situazione di predissesto, per cui diventa fondamentale avere delle persone che possono collaborare non soltanto nel controllo, ma dando delle direttive, impartendo delle direttive precise e puntuali in modo da fare in modo che la spesa sia più efficiente e efficace possibile. Il cambiamento grosso è degli ultimi 5-6 anni ed è sintetizzato in fondo nell'ultimo decreto enti locali, il decreto 174, perché il Collegio dei Revisori da organismo di collaborazione con l'ente diventa sempre di più un presidio di finanza pubblica e quindi si deve occupare di temi di responsabilità contabile di regolarità contabilità amministrativa e di conseguenza di responsabilità. La riforma dei controlli prevista dal decreto legislativo 174 del 2012 ha inoltre innovato il ruolo della Corte dei Conti, modificandolo e ponendolo al centro del sistema di controllo delle amministrazioni territoriali locali. Precedentemente c'erano anche da parte della Corte dei Conti controlli automatizzati, cioè rivolti esclusivamente a verifiche sulla gestione dell'ente locale, quindi anche dell'ente regionale, ma che non avevano un respiro più ampio, che invece adesso si è avuto proprio perché si tende a verificare tutto l'andamento della finanza pubblica.